abbiamo ancora mai mangiato insieme una volta. Lo devo accettare come un invito? No, guardi, io non avevo nessun invito. Accetto volentieri. Io. Come? Di che sa? Sa un po' di... un po' di limone. No, sa d'amore. Adesso chiudi gli occhi e apri la bocca. Ma cosa mi fai fare? Mangia questo frutto. Cosa? Di mare. Dov'è? E pensa a me, pensa di mangiare me. Com'è? Un po', forse... un po' al dente. Ne vuoi ancora? No. Io vorrei passare subito alla frutta. Mi è caduta la forchetta sotto al tavolo. Me la raccogli, per favore? No, dove? Sotto. Subito. Là sotto, eh? Sì. Gildo? Gildo, cosa fai? Niente, raccoglievo la forchetta. Non avrai mica approfittato per guardarmi le gambe? Io no. Lo sai che non porto le mutandine? Ah, mi sembrava che tu avessi delle mutandine nere. Di peluche, però. Gildo, li vedi quelli là? Dove? Quello più grosso. Guardalo. Sì. Pensa, un giorno mi ha fermato per la strada. Mi ha toccato il sedere e mi ha detto, bella culona. Ma che c'è di male? Qui in Romagna è un modo di essere galanti, un tipico complimento, sai. Mi sembra la gente molto a modo, eh? No, sono delle bestie. Come? E tu gli devi dare una lezione. Io? Sei o non sei un tutore della legge? Sì, ma... Allora, se non lo fai tu, lo farò io. Comunque mi hai deluso, sai. Credevo che anche tu fossi innamorato di me. Ma io sono innamorato... No, volevo dire, Lola, aspetta un attimo. Senti, lo vedi quel bassotto con la faccia da scemo? Sì. Beh, ha detto che siete tre cagoni e che se viene fuori vi fa una faccia così. Lola! Che desiderano? Cos'è che ci devi fare tu a noi? Io niente, ho detto solo del complimento romagnolo. Questo è un complimento romagnolo! Guardi come parla, eh! Aia, poveri termini! Guardi che questa è calunnia, io la correrò, forse. A chi? Oh. Girati! Non voglio che... La correrò la ritipa! E adesso tocca a me! No, aspetti un attimo, mi sembra che tocchi al signore qui! Allora che ci dovevi fare a noi? Sai nuotare mezza sega? Insomma, me la allora è il momento giusto per imparare! Sono...